Marcus Crane, signore e signori, bentornati in una nuova puntata della Vita da Ingegnere. Io sono ancora senza webcam per tutti quei problemi, andate a rivedere i video vecchi. Bentrovati, nell'ultima puntata abbiamo fatto quello, abbiamo scoperto che il tizio ha diminuito la distanza di rendering, che non c'è modo, maledetto, anche facendo così, o così, o così, o così, o così, o insomma, di farle, di vederle. Comunque, ne ho spammate un po', so che non mi piace spammare, so che dico sempre che non mi piace spammare, però ci servivano. Sono 6, non producono quasi niente, ma adesso abbiamo... dove sta il mio coso, misuratore di cosa? Abbiamo la ciccia ciccia sempre piena, malgrado qui stia funzionando tutto quanto, e anche questo, questa bellezza. Guardate qua. Oh, tota gioia, tota bellezza. Prima, però, di passare al tecnico, ovviamente, come consuetudine, mazza sta giacca da sole, dobbiamo pensare alle api. Siamo andati con i miei amici su Twitch a prendere l'ape della neve e abbiamo scoperto che la bottiglietta che stava a 1 ora e 30 può andare a per 250, raga. Quindi abbiamo ottenuto da subito la Sweet Bees, che è l'ape della neve. Vediamo un vago. Sì, pronto. La Sweet Bees ci permette di fare un bordello di roba, ma con la Magmatic posso fare l'Obsidian. E con l'Obsidian niente, ok, a posto. Ma quello che ci interessava era ottenere il nickel. Quindi andiamo a prendere subitissimamente. Opera. Opera, un'ape, ah non posso perché è giorno, giusto, scusate, una vetta dell'iron, caghe. Invece per quanto riguarda la Nomad, ragazzi, stiamo facendo un tentativo, perché qui dice che quest'ape, ok, aspettate, muovo il microfono, lascia di nascosto le uova nei nest vicino a dove sta l'Ashi Mining Bees. Quindi abbiamo messo un fregno con, guarda, leggete sopra, si legge poco, Ashi Mining Bees, e poi qua dentro questi sono vuoti. Speriamo che compaia quell'ape. Perché non ho capito come funziona. Non ho davvero capito. È un po' vaga. Aiutatemi la forest. Aiutatemi la forest. Vi prego. Vi prego. La forest. Allora, scusa. Allora andiamo? No? Sì, andiamo? Andiamo, andiamo. Dov'è la mia apetta del ferro? Sono loro? Non mi ricordo. Rientrate dentro casa. Rientrate subito dentro casa. Aspetta, devo fare questo. Brave. Meno male che stanno a lavorare. Dai, siete cicciotte, però dai, su una volta. Oh, ecco qua. Perfetto. Mi piace come non uso i sentieri? Anche a me fa piacere. Allora, andiamo dentro la nostra situation. Questa è ancora qui chiusa, vabbè. Liberiamo. Aspetta, però. Stavo per fare una cappella. Ma una cappella. Stavo per liberare le api e loro sarebbero entrate nel nido, vaffanculo. Quindi eccola qua la suite. Eccola qua l'iron. Prendiamo dei fiorellozzi. Facciamole congiungere. Si congiungono. E abbiamo la nickel. Oh my god. Adesso vi ricordo che di nickel nell'ultima puntata ne avevamo 4, tipo 10. Adesso invece lo facciamo gratis. Ma molto sexy, molto molto sexy. La parte rottura di palle è che nella forest normalmente tu le prendi e sono item, invece qui devi rimettere dentro con tutto il rischio che scappino. Tra l'altro abbiamo 10 pezzi di nickel perfetti. Ma che dico perfetti? Perfetti per fare il blocco di nickel e permetterci appunto di farmare il nichelazio. Bene, molto bene. Non ci va di aspettare? Ma ok, 9 pezzettozzi. Voilà. Spero di avere tutto, cioè di avere ancora un posto libero. Vediamo un bago. Mi sa col quarzo. Col quarzo. Questo che è? È silver. È silver. Oddio che paura. È silver. Io direi che forse... Ma sì, dai, facciamolo di qua. Come si chiamano questi? Biaus. Advanced Biaus, perfetto. Scusate, qui c'ho stranamente l'inventario pieno.
come mai non si può dire. Facciamo così. Vieni da papà. Questa la mettiamo qua sotto. Perfetto. Col quarzo. Queste cose me le sono preparate, quindi non voglio togliermele, capito? Cioè, me le sono per una volta che mi preparo i crafting e poi me le tolgo. Vabbè, ok. Guarda quanto glass rotto a mano. Io se un giorno, quando esce Hytale, la prima mod che farò sarà un inventario plus. Ma guarda più plus. Eccola che carina. Perfetto. Ora cresci rigogliosa e produci il Nichols. Il mio lavoro è fatto. Ok, signori, possiamo lasciamo le nostre api ad aparsi. No, non voglio questo. E armiamoci di projector. Bellissimo strumento, molto ottimo. Soprattutto quando devi fare un botto di strutture multiblocco. Eccolo qua. Allora, questo qui è lo squeezer. Mi pare che si possa girare in qualche... Aha. Ma sei sexy. E lo sai. I'm sexy. Allora, mettiamolo qui. Vediamo un po' come viene. Un grosso problema di queste strutture multiblocco è che tu non capisci dove cazzo devi mettere gli oggetti e dove prendi gli output fino a quando non l'hai completata. Ecco perché io le odio un pochino. Soprattutto perché sono armato di DDA. Quindi proprio tipo... come? Noi siamo i mazzieri. Ok. E... ok. Niente blocchi che non abbiamo mai visto. Sono sempre i soliti stessi. Però mi serve avere questo qui nell'inventario veloce, se no. È un gas e tutto. No, questo che è? Sarà questo? Oddio, raga, che è sto robo? No. Oddio. Ah! Sarà questo? Ah! Aspetta. Dov'è il mio manuale? Immersive. Figura di merda, anche qualcosa. Sembra un pistone. Questo è il pistone, secondo voi? Oddio, è un pistone capovolto! Ma certo! Il veleno per Cusco, ora è chiaro. Madonna, ammazza, era proprio di Magheo. Posso procedere? Possiamo procedere? E io procedo. Bam! Ah no, già ci ha cliccato. Quindi adesso... no, non è vero, non ci ha cliccato. Così, no. Dopo soltanto 8 ore di aver cliccato praticamente dappertutto, il tizio si è trasformato. Siamo felici, ma siamo contenti, d'accordo. Allora, vediamo un po'. Come vi dicevo, porca merda, l'ingresso degli oggetti è qui e questo ciccia fuori di qua. Quindi, signori, dobbiamo girarlo. E non si può girare tutto insieme. Dobbiamo girarlo. Quindi quello rosso deve stare qua. Oh, eccolo qua. In realtà non possiamo ottenere quello che vogliamo, perché io vorrei che questo esca di qua, ma deve prendere gli oggetti qui. Fortunatamente in questo pack, il buon M-Chiappola ha messo le pipes. Quindi possiamo prendere questo, fando così, e unirlo. Ah, yes. Of course, di corsa, vediamo un po' se... perfetto, stanno entrandolo. E a questo punto possiamo prendere anche i pipe che portano il correntame. Io direi che possiamo fare una cosa fatta bene. Dov'è che metto la corrente? Qui, molto good. Facciamo così. E per adesso uniamo. Vediamo, stiamo vedendo... Sembrerebbe ciucciare un botto. Li mortacci tua. Così tanto? Vediamo un po'. Ok, ho capito qual è la problematica. Questo qui... questo porta 1000. Quindi quando arriva qua questo si sta ciucciando tutto qua. Non è impossibile, guarda, eh. È impossibile? Ma non ce la fa proprio, raga. Off. E forse dovremmo potenziarlo a questo punto. Forse dovremmo fare un upgrade più importante. Andiamo.
Un upgrade che porti di più. Mi serve. No, non c'ho la redstone. Porca valetta. Mazza che povertà, raga. Eccoci qua. Questo dovrebbe portare assai. Dove assai è molto. Dove molto è abbastanza, giusto? Vediamo. Vediamo. Beccate questo. 8000 RF su Taik, vediamo un po'. Non riesco a capire questa problematica, signori. Quindi o il cavo non funziona come tutti gli altri cavi, ma cava le cose e poi le scava. Sono molto preoccupato. Oppure c'è qualcosa che non va. Blocchiamo questo. Non mi dire che devo usare i cavi quelli brutti loro, perché li odio. Non ce la fa. Non ce la fa, ragazzi. Oh no, ce la fa. Attenzione. Ma ce la fa o non ce la fa? Perché ogni tanto lo fa. Vediamo un po'. 120. Apri il culo, stringi i denti. Non mi dice quanto vuole per farlo, però sembrerebbe... E se io isolassi questo? Vediamo. Amici, sta producendo, ma comunque ciuscia. Sta cosa mi sfugge. Però produce, quindi ciuscia una cifra. Stai ciusciando. E lui ciuscia. E vabbè, fino a quando funziona, chi se ne frega. Bene, abbiamo questo. Oh, ragazzi, poi al massimo usiamo i cavi, quelli più belli, quelli dell'immersive, e portiamo tutto quanto, che vedo di. L'alternativa, il suo compare non è questo. È il bello che noi stiamo facendo questo per avere più energia, e quindi questo ci chiede più energia, e quindi a questo punto... Select mode. È, non lo squeezer, il fermenter. Eccolo qua. Fermenter che sarebbe bello capire pure in questo caso dove cacchio ho detto fermenter. Scusate. Solo che il fermenter io non lo so, tocca fa come prima, ragazzi. Come prima, più di prima. Fermi tutti, Super Ark in chat ci ha avuto la risposta che mancava. Io posso pure far uscire 2000 miliardi di RF. Ma se questo qui fa un output marcio, ragazzi, è la batteria che fa collo da bottiglia. È la batteria, andiamo a risolvere. Andiamo a risolvere facendo un MV capacitors. Non si fa così, come si fa? Capacitators? Ah, proprio così, shanti shanti? E invece quello ancora più importante, lo SCHV, blocco di lead che abbiamo, e legno che non ho. Non ho il legno. Ma scusa, facciamo subito. Aspetta. Grande, grandissimo. Io non ci stavo proprio a pensare a sta cosa. Che lago incredibile. Allora, prendiamo un po' di questo. Oh, raga, c'ho l'inventario piano, strano, vero? Ok. Ah, riandiamo di qua. O forse no, forse posso prendere direttamente questo. Yes. Facciamo così. Top questo crafting, eh? Davvero uno spettacolo. E andiamo di qua. Stavo pensando a qualcosa per volare. Potremmo farlo. Oh, ragazzi, direttamente HV. E dovremmo stare a pace. Strano l'inventario. Ho permesso. Allora, quindi qui dobbiamo dirgli: entra. E qui. Porca merda, scusate.
Lol. Qui esci. E qui entra, perfetto. Bam. Allora, vediamo un po'. Adesso le cose cambieranno. E infatti. Però continua grande. Grandissimo. Ah, perché non lo devo settarlo? Devo settarlo. Siete pronti al fatto che non è più grande? No, sale. Scende. Non è vero, scende. Ce la facciamo, a malapena. A malapena, ragazzi. A malapena. E malapena, poi devo far così, quindi... Oh mio Dio, scende vertiginosamente. D'accordo, 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 d'accordo. Mi sembra più veloce, in effetti. Anche questa, anche l'animazione mi sembra più veloce. Adesso rallenta perché è finita. E mentre piove e tira vento, chi è che busta sto convento? Facciamo la stessa cosa per l'Industrial Fermenter. Quindi prendiamo il patatone. Importante, la patata. Sono Rocco di Freddy. La patata. Tira. Che divertente questa pubblicità. Scusate. E adesso uniamo i cavi. Vediamo. Perfetto, ragazzi. Etanolo. Vi faccio notare che io ho staccato questo. Quindi adesso l'unica cosa che sta funzionando... Oh mio Dio, perché qui c'è questo, non lo sappiamo. L'unica cosa che sta funzionando sono i preheater. Ah, vedete, c'è un po' di corrente perché quando piove vanno più veloce quelli. Lols. Ma va bene. Va molto bene. Sì, sì. Dobbiamo produrre qualcosa di più. Però abbiamo i due fottuti fluidi che ci servono, raga. Ce li abbiamo. Ce li abbiamo. Ce li... Questo non c'ha animazione, ce l'abbiamo. Detto ciò, quello che ci serve, e di cui non ho fatto la preparazione, sono molto triste, selection mode, è il, non la distillation, la refinery. Ta 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 ta. Che dovrebbe prendere a destra e a sinistra, vero? Quindi io la metterebbi, vediamo un po', qui c'è l'output, lui prende a destra e a sinistra, la metterei qua. Sì, qua, zio. Ah, ma come funziona sto coso, raga? Così, no? Così? Sì. Un po' troppo attaccato? No, va bene, va bene, va bene. Uno di distanza, uno di distanza. Anche la simmetria ci sta. Solo che devo craftare tutta sta roba. Ed eccolo qua, miei cari. Miei cavi, andiamo a smartellare. Smartello sul più bello ed ecco qua la refined. Refined che ovviamente vuole la corrente. Come te lo scordi, e vuole questo. Se non sbaglio, possiamo usare direttamente i pipe del... Ah, ho portato questo ciccio qui perché è assai comodo. Possiamo portare direttamente i pipe, giusto? Vediamo. Yes. Yes. Perfetto. E adesso direi di salire qua sopra. Oh. Via, 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 via. Ok. E vediamo se con la poca corrente che c'ha a disposizione ce la fa. Ce la fa? Ce la fa! Signori, il biodiesel! Attenzione, dopo tantissimo tempo, ma proprio tanto, 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 tanto. Il biodiesel! E quindi siamo a uno step. A uno steppino proprio. Per fare l'albero serve... Il se... No, non serve. Serve, ragazzotti, dove sta? Non la refinery? Non l'arc furnace? Dov'è il mio... Dovrebbe essere una heavy machine. Oddio! Che è sta roba? Power, power, scusatemi. Il diesel generator. Sbram! Bellissimo! L'ultima volta che l'ho fatto è stato davvero, davvero tanto tempo fa. Quindi, craftiamoli insieme. I radiator block... 9 radiator, eccoli qua. Come onei. Iniziano i crafting cambiati. Iniziano i crafting cambiati. Ah no, vuole qualsiasi cosa. Ok, scusami. Scusa, me la tocchi la medusa.
Prendiamo il copperino. Shiki shiki! Lo buttiamo qui dentro. Facciamo le cicce cicce. Detto ciò, mi servono dei bucket of water. Ma ce li ho. Allora, siamo a posto. È un radiatore, scusate. 4 e 8. Fantastico. Questo qui è un metodo bellissimo per vedere se ne avete fatti abbastanza. Infatti non abbiamo fatti abbastanza. Vaffanculo. Adesso ci dirà che siamo a posto. Steel scaffolding 4. Scaffolding 4. E quindi siamo a posto. Generator block. Generator block. Però l'Electrum io ce l'ho, ragazzi, c'ho l'ape. Quindi faccio così. Faccio così. E non ho ancora questi. E l'Electrum, vediamo se ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. No, non ho l'ape. Oddio, ho l'ape. No, non ho l'ape, ragazzi. Abbiamo fatto l'incrocio, vi ricordate? L'abbiamo fatto direttamente dalle api, ottenevamo quello lì. Shaky shaky! Sì, citazioni da TikTok, io ormai sto in fissa con TikTok. Quindi adesso dovremmo poter fare. Dov'è? Eccolo qua. Un rutolo. Ivi Angelini blocco 13! Figlio di pu. E un redstone engineering block. Allora, questo è facile. I 13 un po' di meno. Minchiuzza. Allora, facciamo questo. Vai così. Senti intanto di là come si macina. Allora, Ivi. Ragazzi. Ogni volta questo, no, a sto punto facciamolo qui nella cosa. Vediamo un po' quante. Non ce n'ho neanche una. LOL. Ok, andiamo a casetta. Minchia. Minchia, signor tenente. Speriamo di avere l'autocrafting prossimamente. A parte che forse non ci servirà più, però vabbè. Allora, eccole qui. Per farle qui dentro mi serve il copper, copperigno! E voilà. Non qui, ma qua. Il copper già c'è. Eccole qui, 5. Il problema è che con queste 5 rullo di tamburi ce ne facciamo 4 e a me me ne servono 13. Però io già ce n'ho 7, che culo. Vieni qui da mamma tuo, entra dentro, altre 6, 6 per seo. 36, però vuole pure questa. Ammazza che. Oh, non me l'ha ricordato così tediosa la cosa. Facciamone un altro. 11. Attenzione, attenzione. Meno male che abbiamo bei materiali che ce li possiamo buttare dentro, ragazzi, senza preoccuparci. E signore, abbiamo fatto tutto quanto. Let's go. È il momento di produrre il nostro coso. Il nostro ciccio ciccio. È da tanto. Io quasi quasi, visto che è bellino, lo metterei per lungo invece che ottimizzato. Che dite? Allora, facciamo selection, diesel. Eccolo qua. Prendi da dietro e purtroppo produce dietro, quindi amici. Ma che è sto robo? Scusate. No! Devi confermarlo, Manfro. Eccolo qua. Ciuf ciuf, madafaka. Tanto questo fa un rumore bestiale, raga. È indicibile il rumore che fa. Ci prendiamo queste cosine qui. No! E si inizia. Bam bam bam. Bam bam bam. Uno, due, tre. E qui i pipes. Ah, qui ci va un generator blocks. Questo è bello da costruire, devo essere onesto. Voilà. Mazza che casino, mo compro un sound muffler. Qui radiator. E qui tutto. Ah, ma se lo prendi in mano te lo. Con la nuova versione ti fa così. Tanto sicuramente arriverà il tizio
Veramente dalla 1. Non me ne frega un cazzo. Sì, ma basta, ho capito. Sì, sei bravo. Silenzio. Evviva. Mi piacerebbe spostarlo tutto di uno, ma sono troppo pesaculo. Quindi, dov'è il mio martello? Ecco. Martelliamo a più non posso. Bello! Bellissimo. A questo punto io direi che tutto quanto può andare alla malora. Cioè, nel senso, ci spieghiamo meglio. Quello non è male, però questo qui produce 4000, ok? Quindi, qui abbiamo il biodiesel. Abbiamo 4 cavi? Ce la facciamo? Perché è così? Un po' lo odio. Un po' lo odio. Lo direbbe Marco Scrobia, 2021. Pipe. Un po' ti odio, mio piccolo porcello. Molto bene. Credo che esca in automatico. E infatti sta uscendo. Qua sopra andiamo a mettere direttamente l'HV Capacitors. Quindi qui sotto ci dobbiamo mettere che entra. D'accordo? Stai entrando? Sentite che rumore sexy? Ah. Oh sì. Ma yes, please. Ancora. Il suono infernale. Il suono infernale. Inquinamento. Allora, adesso tutto è fermo. Noi che vogliamo? Noi vogliamo che questo cavo qui, giusto? Qua sotto. Madonna, ti prego, aiutami. Grazie, però si è fermato. Si è fermato. Ce l'abbiamo 28, quindi siamo ricomparsi anche un po' moni, eh? No, andiamo qua sotto. Beh, tecnicamente qualcuno dice che non inquina, però a bruciarlo può essere anche ecologico, però se lo bruci inquina per forza. Eccoci qua. Allora, questo qui dovrebbe essere l'output, però non lo collego perché se no... Non lo collego... Ah, giusto, sì, aspetta. E vediamo adesso se regge. Signori! Signori, come regge? Perfetto. Detto ciò, però, noi vogliamo pure questo. Quindi, a questo point of situation, come salgo là fuori? Da qua. Che bello che non prendi la scossa con queste cose. È meraviglioso. È meraviglioso. Posso salire sui cosi? No. Fammi salire. Salve. Allora, non sarà bellissimo. Non sarà favoloso. Ho finito pure i pipes. Mi sa che... Vabbè, non li... questi stanno qui così per bellezza. O forse li tolgo, non lo so. Li tolgo. Per adesso non li colleghiamo. Tanto dovrebbe sostenere giusto quanto. Quindi rompiamo. Rompiamo. Chiudi. Anzi, qua sopra poi faremo che arriva questo... Esatto. Ora, è il momento della verità. Inquinare con stile. Vediamo se tutto funziona. Bene. Carichi. Patate. Sì. Le patate patatano?
Stiamo patatando? Mi sembra di sì. Ho visto patatare. Molto bene. Lo stantuffo, stantuffa. Stantuffa, signori. Il biodiesel aumenta mentre l'etanolo scende. Perché l'etanolo scende? Ma mi sembra che consumi. Vabbè, il biodiesel aumenta, questo è l'importante. Ma vediamo un po'. Detto ciò, quanto sono brutti sti cavi, raga, inguardabili. Proviamo a mettere quell'altro. Mamma mia, che rumore insopportabile. Vediamo che dice. Ancora 4 milioni. E qui a aumenta. Va bene, vuoi la guerra. Madonna. Regà, come si chiamano? Aiuto. Non c'erano delle cuffie, delle cose che ti mettevi che non facevano rumore? Queste? No, steel helmet. Oddio, come si chiamavano? Non le vedo. Rumore infernale, aiuto. Tiè, beccate questo. Sbrem. 32.000. E allora niente, allora questo è il massimo che può entrare qua dentro, regà. Arriva il lavoro, arriva il lavoro, arriva il lavoro, a posto. Dava iura. Idem con patate. Regà, il biodiesel sta aumentando. Che vuol dire? Vuol dire che viene prodotto abbastanza bioetanolo. Il plantoil continua a accumularsi, poi si fermerà. Ma intanto questo aumenta. Quindi, signori, abbiamo una autofactory. Madonna, sto rumore insopportabile. Qui dentro c'è il futuro, qui dentro c'è la nostra speranza. No, questa è una citazione a Tron Legacy. Abbiamo fatto il diesel generator, quindi non dovremo avere più problemi di corrente. Il punto è, collegheremo queste due fonti? Vediamo un po'. A proposito, ma io non ci ho messo il nickel. Lo sapevo. Alluminio. Alluminio. Mi sono dimenticato di mettere il silver. Aspetta. Alluminio. Silver qua. Alluminio di qua. Drawer. Sì. È una pitta sola, quindi produce poco, però. Eccola qua. Oh. Certa corrente c'è. Quindi forse. E dico. Ma come c'è la corrente? Forse è buggato. Le api non producono più niente. Signori, le api. È vuoto. Com'è possibile che. No, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta. È la guida che è buggata. È giorno. Dobbiamo fare un test. Innanzitutto, signori, abbiamo l'energia. Abbiamo ancora da fare questo. Vieni qui. È notte. Andiamo a dormire un attimo. Parapimpam pam. 36esimo livello di agility. Incredibile, amici. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Andiamo di. No, non uscire. No, ah, ecco, infatti sta. Dio, sono sparito. Vaffa. Poppy, poppy, no? Poppy, poppy, sì. Venite qui. Vai. Fate l'amore con il sapore. Ed eccola un'altra Nickelback, bravissima. Nickelback. No, no. Presa la Nickelback. Ne mettiamo due, così poi lo possiamo fare figliare con i fiori direttamente. Non volare via, non volare via. No, quello è l'iron! Raga, ho cappellato. Ho cappellato. Cos'è l'iron? Aspetta, perché c'è l'iron? Cosa?
Dove vai? Torni a casa. Torna a casa. Credo che un Iron abbia sconfinato. Questa è la plastica. Questa è l'Iron. Ma come ho fatto arrivare fino a qui? Mi sono sbagliato io. Beh, vabbè. Vediamo un po'. No, funziona tutto. Funziona alla grande. Funziona alla grande. È la GUI buggata. Perfetto, perfetto. Quindi non serve portare l'elettricità di qua. Io magari uno di quei volini lo porto qui. E adesso abbiamo la possibilità, signori, finalmente, di andare avanti nelle quest. Perché? Quali quest? Questo. Perché iniziano i crafting un pochino modificati, quindi io non vedo l'ora di fare qualche cosa che riguarda la Mine Factory Reloaded. Intanto mi prendo tutti i reward. Questi sono tutti i reward. Grazie. Grazie per questi reward. Del caffè, la cioccolata calda. Beh, buona, d'accordo. Vabbè, quindi prossima puntata, signori, andiamo a vedere finalmente questa robetta qua. L'ore mining. E io direi che abbiamo un problema di gemme e preziosi. Dobbiamo trovare un modo per minare i diamanti. E a questo punto, invece di usare le api, che sono un po' banalotte, direi di usare qualcosa che ci chiede un po' di energia. Il laser, della Mining Industries. Signori, è stato un bel piacere. Oh, beh, è stato un bel piacere, è stato un piacere. Bella per voi. Ciao. Scaliamo le montagne, eh. Lazzo, lazzo, lazzo.